Scusi, Frecchi, io non la capisco a lei, sa? Perché continua a ostinarsi così? Ma si rende conto dei vantaggi che lei ne trarrà? E sottolineo lei. Una volta tolta di mezzo la belva umana, insomma, lei rimane l'unico possessore di quella faccia. Niente più storie con la polizia, con tutti gli altri. La sua vita tornerà bella, sicura e serena. Si rende conto? Ma quando lei dice togliere di mezzo, che cosa intende? Che lo ucciderete? Lo fate fuori? No, perché io ho paura, è una rappresaglia. Se lui resta vivo. Non si preoccupi, Frecchia, non resta vivo. Se si arrende, becca l'ergastolo. Se si azzarda a sparare un colpo, noi lo riduciamo un colabrodo. Quindi stia tranquillo, non si arrende. Certo, non si è arreso mai in vita sua. Ecco, vede che lo sa pure lei. Dove... Ah, già. Collaboriamo, collaboriamo. E poi si fanno sempre i cavoli loro, va a fidarti. Sì, però anche noi abbiamo messo la microspia nell'accendino. E meno male che l'abbiamo fatto, se no eravamo fuori. Già. Va bene. Oh, finalmente, caro Frecchia, così mi piace. Allora, domani alle 10 lei viene da me a commissariato, io l'accompagno personalmente dalla vecchia baldracca della Trinacria con la lue, che oltre al mulo si è fatto pure un bue. Mi è venuta la rima, la lue e il bue. D'accordo. Zitto, Frecchia. Allora c'è qualcuno in casa? È gatto. Ah, il ghetto. Azzi, ma questa è una bestia enorme. Che ghetto è? Sì, è un bestione. È un gatto, un gattaccio in amore. Ah, ho capito, un sorieno. Perché quelli vanno sempre in amore. Boh. Aspetti, vado a metterlo a posto io, questo sorieno. Bussa via! Dove? Vai via! Vai via, brutto gattaccio! Sei proprio un soriano deficiente, cosa? Vattene via, gattaccio! Vai sui tetti! Vai via, gattaccio! E tieni a posto con la coda! La coda non la controllo io! Sei giù a due zampe! A quattro! Guarda, deficiente che io ti castro, sai! Ma prego, quello no! Hai capito? Soriano, tu devi andare sui tetti! Io vado a vedere di là, eh? Tu stai qui! E stai sveglio. Vabbè, stai naturale. Frecchia? Dove va? Vado sui tetti. Ma non ci ha mai detto già il gatto sorieno? Sì, ma sa, mandarlo così da solo, di questi tempi non c'è tanto da fidarsi. Senta un po', Frecchia. Scusi tanto, ma... Insomma, lei mi deve far vedere, lascia passare, scusi, sa? Ecco. Perché comincio anch'io a non capirci più molto. Sì. Voglio rendermi... Vero che c'è conto. Tutto, c'è. Aspetta! Ah, già. Non si può. Aspetta. Ma come? Mamma l'ha spenta. Su. Oh. Dunque. È un tavolo pregiato. Ma abbiamo un po' di pietà. Ma guardi, forse... Mi perdoni, caro Frecchio, ma sa, le precauzioni non sono mai troppe. Lo so. Timbri a firma, benissimo. No, perché, caro Frecchia, sarà anche nervosismo, io non lo metto in dubbio, ma io ho visto che lei poc'anzi ha stritolato un uovo di marmo con la meno. Ma come io? Già, è vero, io le uova di marmo le compro proprio per stritolare. Ma ho stritolato quello rosa? Sì, quello lì. Era quello che mi ha regalato mia zia. Ecco perché per un attimo io addirittura avevo pensato che qua dentro si potesse nascondere la belva. Invece chissà dove sei inguattato il maledetto figlio di Sgualtrinezza. So io dove si nasconde quel maledetto delinquente! Adesso io la chiudo! Ma allora, lei è smemoreto. Scusi, ci ho dato io una calcagnetta e lei adesso ci dà una capoceta. E si fa male, scusi. Commissario, hanno fatto una rapina alla banca centrale. È stata la belva, l'hanno riconosciuto. Lo sapevo. È stata la belva? E sarà l'ultimo colpo della sua vita. Perché appunto, come diceva Frecchia, da domani le jeux sont terminées e rien ne voleva più. È francese questo, no? Sì, lo imparate a parlare modestement. Allora, facciamo pulizie? Andiamo. Frecchia, questo non lo deve mai lasciare, lo deve sempre tenere in tasca, eh? Benissimo. Au revoir. Arrivederci. De Simon Caminé, che fa schifo pure di dietro. Oh, che casino che c'è qua dentro, Frecchia!